Ciao, benvenuti in un nuovo video della soffitta di Lala. Oggi vi parliamo di nuovo di un gioco di carte perché sono quelli i nostri preferiti. Questo si chiama Skyjo Card Game. Sigla. Questo è un gioco, se vedete questo gioco che vi pare qualcosa di strano, sì, perché questo l'abbiamo comprato su AliExpress perché abbiamo voluto fare una prova dei giochi di giochi che vendono là, perché non so se pure a voi vi sono usciti questi giochi a prezzi competitivi ci abbiamo fatto un reel su Instagram, non l'abbiamo caricato pure qui su YouTube come short, perché comunque qua YouTube ci dà un tempo troppo limitato di 90 secondi, e, no, no 90, 60, un minuto praticamente, non riesco a dire niente. Quindi se siete curiosi di vedere questo video vi consigliamo di andare sul nostro Instagram, ve lo mettiamo qui sovraimpressione, là lo potete vedere, anche se non vi iscrivete lo potete vedere lo stesso. Se vi iscrivete però tanto comunque questo gioco l'abbiamo comprato perché un po' di tempo fa c'è stato un commento che ci ha chiesto di un parere su Skyjo Action. Vediamo che non ho voluto comprare quello, anche se c'è stato richiesto quel parere, perché noi non avevamo nemmeno la versione base, quindi come potevamo dare un parere su qualcosa di avanzato rispetto a una versione base, quindi perché comunque una riflessione la faremo, perché quando ho letto di questo gioco l'ho trovato molto simile a un altro gioco che avevamo già giocato che si chiama Papageno, di cui ancora non abbiamo parlato, però è della Helvetic, che non mi ha convinto pienamente proprio perché c'erano delle carte diciamo azione e questo non mi ha convinto, e quindi credo che quello action abbia diciamo la stessa problematica. Quindi quando ad esempio dal Magnum classico fanno il Magnum avanzato, il migliore è sempre il Magnum classico, cioè io sono per le cose classiche, perché le cose avanzate insomma. Comunque questo è un gioco da Alexander Bernard che ha deciso di fare questo gioco, funzionava, era semplice, era immediato, e quindi si è fatta la sua casa di giochi che si chiama Magliano, che sembra un nome italiano, si trova Magliano dei Marzi, non lo so, no, non e ha un simbolo che è tipo una barca, un vaso di fiori, non lo so, una barca e un vaso di fiori, no, praticamente una barca che va però controcorrente, perché... E quindi lui in questa casa editrice che cosa ci ha pubblicato? Soltanto Skyjo e Skyjo Action. Se io fossi lui farei una causa a AliExpress, perché gli sta prendendo una parte di clienti perché ha fatto un gioco. Vabbè, questo è un gioco di carte, è molto veloce, si impara immediatamente, però dovete avere un tavolo abbastanza grande. Si gioca da 8 anni in su per 2-8 giocatori e dura circa 30 minuti, ma sì, diciamo, forse anche meno. La scatola è questa, cioè sì, e credo che sia simile a questa. E poi c'è un regolamento, questo di AliExpress ce l'ha pure in italiano, quindi non dovete nemmeno trovare altri regolamenti. Però è incastrato benissimo nella confezione, l'ho dovuto mettere sopra, se non lo toglievo più. Poi ci sta un foglietto che già abbiamo usato per metterci i punteggi, e anche quello originale ci saranno questi foglietti, sì, e poi ci sono delle carte, e qui sul regolamento vi fa un po', intanto puoi prendere carte e puoi mischiare, vi fa un po' una panoramica su che carte ci sono. Ho capito che è di AliExpress, però insomma la differenza sostanziale è che queste carte sono molto dedicate, queste di AliExpress, e i colori sono meno vividi. Comunque ci sono le carte che vanno da meno 2 fino a 12, quindi quelle meno 2 ne sono solo 5, però gli zeri sono 15 e tutto il resto ci sta 10 esemplari per ogni carta. Diciamo il colore è solo relativamente al numero, perché diciamo quando il numero è più alto è rosso, perché diciamo vi fa prestare attenzione, quello è un numero alto, invece quando i numeri sono bassi è verde. Posso dire una cosa? Dimmi. Mischiare queste carte è impossibile. Allora le mischio. Allora, quindi si danno 12 carte a testa e poi si gira carta. Si gira una carta. Queste carte non vanno viste, ma vanno messe in un quadrato 4x3, nello specifico 3 in verticale e 4 in orizzontale. Questo davanti a ogni giocatore. Ecco perché... No, ho sbagliato. 4 in orizzontale e 3 in verticale. Non so che vi ho detto. Quindi dovete avere un minimo di... Allora, come prima cosa tutti i giocatori girano due carte a caso dalla propria plancia. Io ho 4, tu hai un numero più alto, quindi cominci tu. Allora, devo spiegare come si fa. Allora, il vostro fine è quello di avere davanti a voi il numero, il punteggio più basso. Quindi per fare questo punteggio dovete quindi girare le carte ma anche scambiarle. Quindi potete scegliere se prendere la carta girata, quindi lo scarto, oppure una carta nuova. Se prendete la carta girata come fa Pola, dovete per forza sistemare. Potete sistemarla sia dove si trovava una carta già girata, quindi sapete, oppure
senza vederlo, prendere una carta coperta, scartarla senza sapere che cosa c'è e metterci quella carta là. Ok, io invece prendo una carta qua. Quando prendete una carta qua la potete vedere, quindi io vedo che è una carta abbastanza bassa e anche e in questo caso sempre la posso scambiare con una girata o con una coperta. Diciamo, il vantaggio di questo caso è che se la carta non mi piace la posso scartare. Qualora scarti questa carta, devo però girare una mia carta. In questo caso io la voglio sostituire. Quindi ho deciso di prendere questa senza vederla, la scarto. È una carta molto buona, quindi credo che Po la prenda, perché questa vi fa abbassare il punteggio. Un metodo che avete ulteriore per farvi abbassare il punteggio è quello di fare una linea, una colonna, volevo dire, di tutte carte uguali. Quindi a me questo 3 mi potrebbe servire, perché lo metto qua e quando fate 3 carte uguali, sto regalando carte, la togliete direttamente. Che altro vi volevo dire? In questo gioco, nelle prime partite, mi sono sentita un po' sovraffatta dal fatto che finisse troppo subito il turno. Perché appena un giocatore finisce le carte, tutti gli altri, diciamo, si devono fermare. Si devono fermare e girare le carte coperte di cui non sanno il valore. Quindi dovete, diciamo, modulare bene la. Girare le carte tu. Dovete modulare bene la vostra partita. Perché quando scambiate una carta scoperta con un'altra, effettivamente non determinate la progressione del gioco, ma quando invece, qui in questo caso io scarto la carta e giro una carta. Una carta. Vedi? Non determina una progressione del gioco. Invece quando scambiate carte coperte lo fate andare molto avanti e questo, diciamo, potrebbe mettere in pressione agli avversari. Dovete stare attenti, diciamo, le regole sono molto semplici, però con le partite troverete anche la giusta strategia. Ecco perché questo gioco è molto venduto e molto apprezzato da tutti. Grazie. Grazie, 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 ti ringrazio. Comunque, quindi alla fine della partita, chi finisce le carte deve stare molto attento, perché se il suo punteggio non è quello più basso, ma c'è qualche giocatore che ha un punteggio più basso, la sua somma si raddoppierà, quindi effettivamente non avrà fatto una cosa buona. E dovete stare attenti a questo aspetto. Poi, appena un giocatore raggiunge 100, in varie manche naturalmente, il gioco finisce. Ah, benissimo, però devo togliere questo meno 2, non fa niente, perché io faccio tutti questi 3 e li scarto. Quindi dovete stare attenti a questo. Quindi vi stavo dicendo che appena un giocatore arriva a 100, la partita finisce. Chi ha meno punti sarà il vincitore. Con Sky Jo Action ci sono quindi delle carte azione che, diciamo, metteranno un po' di pepe nella partita. Io devo tenere d'occhio anche i punteggi degli altri perché non posso chiudere. No, in orizzontale da quanto pare non si può fare. Bello, bello, questo mi piace. Sì, bello, vero. Lo prendo, lo metto qua. No, perché lo devo mettere? Sì, lo metto qua, dai. Lui gli sono rimaste 3 carte, gli è uscito uno 0, dai, mettimi un meno 2, no, un 5. Oh, un bello 0. Mi devo ritogliere qua. Un meno 2 per togliere 0 poi. Ah, boh. Quasi quasi. Mettilo al posto del 5, sì. Ma non me lo tolgo il meno 2. Cioè, oddio, potrei pure toglierlo per toglierlo in 12. Ma ho cambiato strategia. Ah, questa è buona, dai. Dai, dai. Pure Po ha fatto una cosa buona. Mi sta aiutando, grazie Po. Quelli li metti sotto, perché di solito faccio così. Non è spiegata questa cosa. Ti do un 2. Io quando c'ho, vediamo, 2, 3, 4, 5, 5 meno 4, c'ho 1. Però Po, diciamo... Che cosa hai fatto? Non ho visto, mi stai imbrogliando. No. Ah. Ma hai dato 0 però. Sì. Facciamo così, qua magari ci avrò 12. Lui c'ha sotto 0, devo vedere che fa. Se partite. Però non sai che ti esce. Vabbè. 0, 0 meno 1. Mannaggia, guarda.
niente, questo lo prendo perché rischio tanto, però c'avevo già quello. Loro possono fare un altro turno, gli avversari, e ok, io credo che devo raddoppiare il mio punteggio perché lui ha fatto zero praticamente, io ho fatto qua zero, ho fatto meno, quindi non devo, quindi sto sotto zero. Vi dico che le prime partite, una partita solo, ho fatto 60 punti, vabbè. Comunque questo gioco è molto piacevole, si impara facilmente, la strategia viene giocando, non ci sono fronzoli, quindi vi consiglio di partire da questo e non da Sky Action. E per quanto riguarda Papageno ne parleremo, diciamo, a breve, però non mi è piaciuto come questo, forse per il numero limitato di carte che ha davanti ogni giocatore, che è di 6 e non di 12, quindi giusto la metà, e perché ci sono queste carte speciali che comunque in due non è il massimo, invece questo anche in due è piacevole. Spero che questo video vi abbia fatto piacere, che vi consigliamo questo gioco, e non comprate su AliExpress. Fate guadagnare questi poveretti che inventano i giochi. Ciao. Ciao.